da anche noi. Io non posso dire la. Non si chiede gli anni a una signora. Ma non sei una signora, te, ti fa? Vabbè, sono nel 73, c'è 51 anni. Ma veramente? Io 80, lei 81. Esatto. Però donna, e Mario il proprietario. Grazie. Ma questi uomini qua sono tutti sembrati perché non hanno avuto figli. Perché noi abbiamo avuto figli e siamo più vecchie. Siccome io sono da solo, sono scapolo. Niente figli. Sono libero, sono free man. Ah, è per quello che sei più giovane. No? Perché io non ho avuto nessuno, dato mi ha spaccato le mani. Effettivamente. No, esatto. Guarda, io sono quello che sto parlando. Io gli uomini sposati sembrano molto più vecchi. Sì. Ma le donne poi... Cioè, andate, sembra nuova. No, non sembra in che anno? Negli anni 90, negli anni 2000, forse mia, ma se ricordi mia. Ma se ricordi più. Voi? Anche noi comunque, allora 90, aspetta. 90, di che anno sei? 80 e mia cugina 81. 81. Ah, lei però sembra più giovane, si vede che è più giovane. Sì, è vero, è vero. Sì. Sembrate più giovani degli anni no, che avete. Lei! Ma che tutte e due, no, mia ne ha pagato 80 e 81 e andavamo al number 97 98 99 2000. Perché io ascoltavo Iron Maiden, Metallica, così. Però quella suona la chitarra elettrica, è mia figlia, suona la chitarra elettrica. No, perché io suono in una band e facciamo brutal death metal. Tipo Cannibal Corpse, Napalm Death. Ma io sì, quelli... ascoltavo. Ma erano quelle delle suore lì. Quelli erano i Death SS. Allora SS. Allora metal. Però sai cosa dicono? Che portano sfiga quelle la band. Sì, è vero. E cioè, era un nostro amico da 20 anni. Sono qua in moto, devo tornare domani. Ma stasera dormi qua, però. Sì, certo. Che la tenda. Dov'è che dormi? Ah, con la tenda. Qua la tenda. Non sono i tuoi amici che aspettavano le birre. Ecco, e gli è che vedere. Cazzo, bergamasco, io lo amo. Cioè, sentiamo che parla con questa gente bergamasca. Mi piacciono i Teroni. Io ho abitato a Ponte San Pietro tanti anni, un po' di anni. C'era la bambina, ha fatto una bambina a Ponte San Pietro lei. Austria. È bellissima. La Marina Colonna. Bambina c'ha 22 anni. Bambina di 22 anni. La bambina che se la vedi, vabbè. Tieni un attimo, amore. Qua c'è il mio accendino con sulla birra. Che bello, io l'accendino egiziano. L'accendino ciò che tu. L'accendino ciò che tu. Mi fa sguarare. Veramente. L'accendino egiziano. E l'ho comprato in Egitto. Oh, mio figlio. Mio figlio. Che grazie che ti hai fatto la foto. Qua. Non ti scandalizzare che sei in giro brutta gente anziana. Non sa come in giro. Mio figlio che... No, perché lei è giovane, dirà, devo fare la badante. Scusate, state zitti che mio figlio a Cesena, in moto è andato, in moto, c'ha 600, 18 anni. Allora se hai Facebook metti su Alex Paganini, che so me. Mio figlio. Cazzo, Paganini c'ha... come il DJ si chiama. Perché io sono metà bergamasco, non metà veneto. Ma l'hai fatto partire. Sì, ciò che tu. Vedi, ciò che tu. Io amo i veneti anche bergamaschi. Ok. È andato col 600. Non ma so che non cazzo è una Kawasaki, mille cose. Mio figlio ha paura. È andato a... Con la Kawasaki? Una Kawasaki... La mamma Kawasaki. 600 mila euro. Cioè, il figlio prende la moto. Sì, qua, la vedo qua preoccupata. La vedo anche un po' ubriaca. E la stronza aveva fatto ubriacare. È colpa mia, perché lei era dieta. È una madre. Io ho dieta. Io sono a dieta e bevo già che cosa. Sarebbe dieta. Si è ubriacata per la preoccupazione. Giusto. No. Cioè io gli ho detto bevi una cosa e poi non è mai potuto bere. Cioè non è colpa mia. Ma soffro io per te. Diga. Ma Jack e Coca Zero non ingrasserà mai. Jack e Coca Zero. Capito? Dai, io
sono stato a casa una settimana in Perù, ho avuto due cartoni di birra Moretti. Però adesso mi è calata la pancia. Tutti abbiamo una tiroide. Anch'io c'ho, no, quando vedo le belle donne, io c'ho la tiroide. Io sono tirolesa. Le tirolesa. Papà? C'ho anche una spada laser. Guarda che lei proprio ti picchia. Ma sai mio marito dov'è? Mio marito è un tassista e hanno organizzato due pulmini. Scusa, parlo bene. Hanno organizzato due pulmini e sono al concerto di Silvia a Reggio Emilia. Grande! In un albergo 5 stelle. Dorme in un albergo 5 stelle e io e lei, ma possiamo venire? Ci fanno un pass. Niente. E siamo qua. Niente. E lui a vedere gli SDC. Ma in realtà è fuori. No, è fuori, però li sente. È fuori. Ma perché non ho pagato il biglietto? No, perché lui praticamente ha fatto questo servizio taxi e l'hanno pagato per portare questi giornalisti al concerto degli SDC. Due pulmini. Sì, quindi è andato l'hotel, gli è andato tutto il concerto per i Green Day a 16. Anch'io ho visto Green Day quando ero più giovane. Però lei, cioè noi domenica andiamo e lei lunedì ha gli esami. Terzamente. Ma te quanti anni hai? Ma a 13 anni sei già qua a fare la badante che stai. Io sono sempre a casa, hai un futuro. Io faccio la badante, io sono sempre a casa di solito, non esco mai. Colpa mia, non esco più. Sei sempre più reclusa, diciamo. Esatto, una volta non esco mai. Una volta che tante fuori. È colpa sua, è colpa sua. Io non devo bere un cazzo stasera, ero a dieta. Ma no. Allora facciamo una bella cosa, andiamo a cena birra, ve la offro io. Ma dai, dove? A Ghez? No, penso che ce l'hanno. Ma c'erano dei miei amici che vanno nello stand, ma non li trovo più. Li ho conosciuti a Ghez, hanno speso 6 ore per la prima. E fanno, c'è lo stand qua. 6 ore che aspettiamo la pizza dopo gli hanno andata. E fanno, abbiamo lo stand qua. Non li ho più visti. Sai cosa bisogna prendere? Ma sono i tuoi amici te. Come ti chiami? Alex. Alessandro. Suo figlio si chiama Alessandro. Sono tuo figlio. Come si chiama Alessandro grazie del film. No, però dico sempre Alex per questione di international. Perché Alex, perché più breve è più corto. E andiamo a bere una birra, gliela offro, non c'è problema. Gliela? Non c'è aperto, sì. Penso che c'è qua Mandello, gli orari sono andare bene. Madonna, vai, che brutto secco che chiedi, cacca tu! Birra? Birretta chiara, sì. Quella o gli altri? Non lo so, i gruppi della Madonna. Continuo a perderla. Magari c'è la figlia che non vuole che non faccia proprio. Secondo sì, lo vedo sempre. Vabbè, io le ordino intanto, la bomba. Ciao mister, posso ordinare altri 3 birre? Ma io te l'abbiamo fatto la fotosia, non l'abbiamo fatto prima. Non mi ricordo.
c'è la memoria che va. Sì, ma niente, in queste serate non è importante la memoria. No, mi sembra che l'avevo fatta ma non ero sicuro, volevo accertare che fosse così. Perché volevo essere sicuro di aver fatto la foto, visto che abbiamo condiviso la serata. La passeggia sparisce, la verremo noi la sua vita, no? Mi dispiace. Sì, ma certo sparisce. No, non vorrei che la figlia sia arrivata. No, ma va. E tre birre per piacere. Ma non volevo fare niente di male, volevo solo prendere la birra perché mi sono presa male. No, se ma la rivedi, io digli che non volevo fare niente di male. Ma no, ma figurati, stranissimo. Ok, quanto ti devo? 12. Okay. Sta facendo fare brutta figura. Allora ho detto grazie mille. Allora, la tornira è arrivata. Grazie. Questa era per la... per lei, ma è molto bello. Sì, che cazzo c'è? Ah, ok. Cioè, lui ti prende la birra, lui ti prende la birra. C'era la musica, l'ascoltavo. Io ti avevo preso una birra per te, questa era. Ma io la birra non la bevo. No, beh, ti rendi conto che mamma, sai, io la birra con, non la bevo con la birra. Ma perché me la hai mangiata? No, la sera non mi piace la birra, e invece c'è più poca. Zero. Va bene. Zero. Dopo. Poca, zero. Oh, va bene, adesso come alla prossima ti offro. Ma chiamami. Che cazzo? Chiamami. Io sono venuta anche là a cercarti. Che non parlo. Ah, scusa. No, vabbè. Guarda, ma scusa. Ma che ciocchetti. Ma no! Io sono sempre a casa! No, una vecchia! Una vecchia dice! Una vecchia sul divano! Cazzo, una sera non c'è mio marito, esco! No, siamo usciti, ti spiego, siamo usciti perché... No, ti spiego la storia, perché mi sta separando, quindi è per consolarmi. Poverina. Una storia della madonna, una storia di merda. Brutta, brutta. Quindi lei mi fa, usciamo. Aspetta, poi veniva a ballare al white con noi, oh! Che falda, qua? Tu veniva a ballare con noi. Le grandi tre mie. Io non c'entro e non picchiatevi. Ma non mi piace la birra. Io non ti piace. Ti ricordi? Chi sei? Ma come vuoi correre per forza? Questa? C'è anche te. E io non mi ricordo un cazzo, se la non posso non la certo che sono l'avanzante. Beh, io andavo in autostop. In moto. Moto dopo foto. Sì, eh.
deve tirare giù Simone Gentile. Katia. Zini. Deve tirare ora. Benuti. No, lui è l'altra. Benuti, sì. Lui era l'altra però. C'era, c'era. Benuti e Luzi. Erano due deboli. Capo, deve tirarsi fare. Ah, aspetta che sposto le birre. Honda, sì, sì, sì. Honda, sì. No, tu per su di buca con la grappola fuori di Oter, viva la lega di giocatù. E la melona, puerina, la passera, minestrina, minestrina, le mai a sé, a scenario, a decide, Atalanta, Atalanta. Abbiamo vinto l'Europa League di Oter. Guarda che per noi, è un evento aver vinto la Sì, no, per ciò che tu preso di buca fai con la grappola buona di Otar. Mi va la lega di giocatore. Skip cambio, è un favore. Skip cambio, è l'ottobre. Non sei mai stato l'ottobre. No, no. Quando vai all'Oktoberfest, la canzone dell'Oktoberfest è Es gibt kein Bier, auf vorbei, es gibt kein Bier. Certo! Deutschland! Deutschland! Tu sei tedesco? No, è... Stati Uniti! Stati Uniti, Chicago! Chicago? Sì, sì! Ma anch'io spero di non cagare nella tela. Gigi Cabier! Sì, sì, ma è E skip cambier! You maybe don't know, but Chicago, in Italia, mi sa che mi ha capito, no? Sì, perché vabbè, prova a ubriaco e ci si capisce. Spero di non cagare nella tenda. Le chiave! Mi sei Chicago? Mi sei Chicago? Le chiave è figlio! Chicago! Ho fatto le show! Come si dice? That's hilarious! That's funny! È divertente! È divertente! Pota! Va bene! Pota! O porco io! Pota lo è sputo! E sputiamo! Si viene in America! Pota! I'm going to shit everywhere! So, if someone gets, I'm from They don't understand. Ignorance. They don't understand. Ignorance international. But you know what they are. Perché è un bel figo? Anzi, porta qui a casa in più là. Porta qui a casa. Che
vita in un tronco di abete, un bel pastorello. Why did Chicago translate? I'm going to shit there. Nel comò, nel comò Chicago. Il comò, sai cosa è il comò? Ti ho spiegato cosa è il comò. Comò Chicago, che è anche la sua. The bedside table. Bedside. Era like Blues Brothers, come on Chicago. Come on Chicago. Come on Chicago. Come on Chicago. Like Blues Brothers. I shit him. I shit on the side of the bed. Yeah. You know now what our class we meeting ah, vedi, non è bello qua il frigo della mattina, come c'è la birra. Ho preso un po' di ricarica moda. Quando c'è everywhere.